Allora, quanti di voi hanno donato i giochi di box? Ce n'è uno che, quando uscì tra il 92 e il 93, bastò semplicemente il nome di un famoso pugile per, insomma, attirare il pubblico. Muhammad Ali Heavyweight Boxing per Mega Drive. La storia di questo gioco non c'è proprio, del resto in titoli del genere non esiste. Vediamo ovviamente la grafica. Allora, devo dirvi che graficamente questo gioco è, diciamo, altalenante. Vi spiego. Praticamente è un gioco tutto fatto in 2D, ovviamente, come potete vedere, personaggi, ambientazioni, ma ci sono anche addirittura lo scenario del ring che è riprodotto in un finto 3D che ci sta veramente bene. Poi ho notato anche che ci sono alcune parti digitalizzate del vero Muhammad Ali, sì, che in alcuni punti l'hanno riprodotto in digitale, e tutto sommato non è male, considerando i limiti tecnici del Mega Drive. Forse potevano anche un po' migliorare alcuni sprite dei nostri combattenti, però tutto sommato devo dire che tutto sommato a me non mi è dispiaciuto. Graficamente il gioco è un pochino datato, è vero, ma si può dire che ancora oggi può ancora resistere bene. Quanto riguarda il sonoro, abbiamo effetti sonori che cercano di farci simulare l'idea di essere in un vero e proprio ambiente della box. Musiche di sottofondo le ho sentite pochissime volte, più che altro le ho sentite durante la fine di un incontro, non durante l'incontro. Per quanto riguarda la giocabilità, che questa è la parte più importante, praticamente come funziona? Che noi siamo semplicemente il giocatore 1, Muhammad Ali, e semplicemente dobbiamo scendere in campo, dare botte attraverso pugni e piroette, ovviamente, con il nostro famoso pugile degli anni 70, 60 e 70. E vi giuro una cosa, sembra facile giocare, ma non lo è, perché i nostri avversari, che sono praticamente pugili reali, sembra, non li conosco tutti i nomi, e noi dobbiamo semplicemente vedere chi è che sarà quello che resisterà di più e chi è quello che cadrà a terra per primo. Però vi avverto, non è semplice, non dovete semplicemente prendere e andare allo sbaraglio, dovete anche usare un pochettino di strategia se volete evitare di cascare per terra e farvi male. Insomma, e poi tra l'altro, una cosa interessante è che avete un limitato quantitativo di tempo. Vedete che c'è anche il timer che sta scorrendo indietro, quindi attenzione. Questo gioco, se volete recuperarlo, c'è solo per Mega Drive, per il territorio nordamericano e PAL. Si può giocare sia in singolo che a due giocatori e se volete provarvi un giochino discretamente divertente della box, questo vale la pena provarlo. Tra l'altro c'è anche la mano della Virgin Interactive, oltre che della Park Place Production. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi! Wow.
Break it up.